Siamo lodati Gesù e Maria. Allora oggi ragazzi e ragazze, un po' più piccoli e un po' più grandi, celebriamo la terza domenica d'Avvento che si chiama la domenica della gioia. Perché si chiama la domenica della gioia? E da dove viene secondo noi cristiani la gioia? Quindi che cosa celebra questa domenica? E a che cosa ci prepara questa domenica? Al Natale, cioè? Sì, sì, cioè? Gesù nasce. Ma Gesù che nasce deve essere accolto, giusto? Il giorno di Natale sentiremo che Gesù, sapete dove è nato? A Betlemme, no? E dove è nato Gesù? È nato in un bel posto? In un posto... Un albergo a 5 stelle, a caldo, una capanna. È una... Io ci sono stato a Betlemme, l'ho visto dove è nato Gesù. Era una stalla. Una stalla anche abbastanza piccolina e anche malmessa. E come mai Gesù è nato in una stalla? Vi ricordate perché? Perché nessuno li voleva far entrare nei posti. Che bravo che sei tu. Come ti chiami? Mattia. E secondo voi questo fatto è un fatto casuale o è un fatto simbolico? Perché che Gesù nasce, va bene, ma Gesù nasce per trovare un posto dove essere accolto. E se noi non lo vogliamo, Gesù non viene. Gesù non ci costringe. Gesù non ci obbliga. È tanto grande il rispetto che ha per la nostra libertà che se noi lo rifiutiamo fino alla fine, sapete che fine facciamo, sì? Facciamo una brutta fine. Perché chi rifiuta Gesù fa una brutta fine. Ma, ciò nonostante, Gesù non si impone, si propone. Ecco perché viene come un bambino. Allora, questa domenica ci annuncia questa cosa. Guardate ragazzi, vuoi conoscere la gioia? Devi essere amico di Gesù, devi averlo accolto, devi averlo dentro di te. Se non accogli Gesù dentro di te, la gioia non la conoscerai mai. Dicevo ieri sera che San Giovanni Bosco, conoscete San Giovanni Bosco, un santo che stava sempre in mezzo ai ragazzi? Sapete cosa significa? Sapete cosa c'è? Sapete chi è il santo? Chi è un santo? Uno che è sempre allegro, contento. Non è mai triste. Non è mai arrabbiato. Non è mai, si può dire incavolato, forse no, un po' troppo. Non è mai arrabbiato. Non è mai triste. Diciamo come, anche se sono successe delle cose brutte, sì? Allora, qual è il segreto? Allora, facciamo uno step indietro. Il Vangelo oggi... ci ripresenta un'altra volta San Giovanni Battista. Non è un caso. Che cosa dice oggi San Giovanni Battista di molto importante, che è rivolto anche a tutti noi? Dice, sentite un po', in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Perché io vi posso dire, guardate che lui c'è, andate da lui. Giusto? Voi andate a catechismo, giusto? Sì. Sapete a che serve il catechismo? L'abbiamo fatto oggi e se lo ricordava benissimo, dove sta Gabriele? Pubblicheloni, te lo faccio dire davanti a tutti, eh? Perché ci ha creato Dio? Per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo nell'altra. Perfetto. Queste non sono formulette che si imparano tanto per impararle. Oh, se lo ricordava dall'anno scorso, eh? Conoscerlo, amarlo e servirlo. Questa sequenza è una sequenza non a casaccio. Perché la prima cosa è che tu lo devi conoscere. Giovanni dice, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Capite? Per questo che si va... E come lo facciamo a conoscere? Noi non possiamo avere un contatto diretto con Gesù, ci vuole qualcuno che ci parla di lui. Ce ne parla nel catechismo, ve ne parla il parroco. Il parroco è
il catechista, diciamo così, di tutta la parrocchia. Ah, è chiaro però, vi piace come fanno i testimoni di Geova? Che vanno a bussare tutte le porte, a sgonfiare il prossimo e a piarlo per collo, dice ti devo fare la predica per forza. Comincio a fare così, vado per tutte le case delle sermonette e faccio la predica per forza, come protestanti. Famo così? No! Ok? Quindi c'è bisogno di conoscerlo, ma c'è bisogno di averci un po' di voglia di conoscerlo, ecco il senso dell'avvento, capite? Perché se tu c'hai un po' di voglia di conoscere Gesù, guardate che Gesù si fa conoscere. E come? Ti farà incontrare le persone che te ne parlano bene e attenzione, dopo che te ne hanno parlato però, che cosa bisogna fare subito dopo? Cominciare ad andare da Lui. Dopo il catechismo c'è la messa. Che succede qui? Qui stiamo a contatto con Lui. Non è un gioco questo qui, eh? Quelli più grandi di voi che faranno la comunione, oh, Gesù ce l'avete dentro di voi, capite? Quindi c'è la conoscenza e poi c'è il contatto diretto con Lui. Perché la gioia, non basta conoscerlo, non basta sentirne parlare, bisogna poi avere un contatto cuore a cuore con Lui. Perché questo è il segreto della felicità. Oggi nel Salmo responsoriale, l'avete riconosciuto, c'era il Magnificat. L'avete riconosciuto, spero. Secondo voi la Madonna era triste o era contenta? Contenta. Ma quanto? Triste. Era triste. La Madonna. No. Guarda. Era contenta. Ma che cosa abbiamo? Noi stiamo sempre a dormire un po', no? Il ritornello del Salmo responsoriale era una parte del Magnificat. Che cosa abbiamo detto? Abbiamo ripetuto mentre leggevo, tanto stavo sempre con la testa per aria, ci metto pure io, eh. L'anima mia esulta, tu m'era? Dov'è? L'anima, la mia anima esulta nel mio Dio. Esultare. Sapete che cos'è esultare? Chi è che esulta? C'è qualche esempio di uno che esulta? Lo devo fare io? Quelli che vanno a vedere la partita, vanno segna la squadra di calcio, che fanno? Il macello finisce mai, giusto? Ma guardate che la Madonna dice la mia anima esulta nel mio Dio. Quindi non è che la Madonna era semplicemente dice vabbè io sono contenta, però non troppo, è un pochetto. No, la Madonna stava al settimo cielo, stava, capite? Al settimo cielo, cioè aveva una tale conoscenza, un tale rapporto profondo con il Signore, che lei stava proprio, cioè nel senso, più felici della Madonna è impossibile. Però, quanto conosceva Dio Maria Santissima? È tanto. E come si fa a crescere nella conoscenza del Signore, secondo voi, e nel rapporto con Lui? Bravo! Per esempio, quando finisce la messa, sapete che noi preghiamo un po', facciamo un po' di preghiere, quelle non sono obbligatorie, sono facoltative. Chi vuole uscire, non gli ho mai detto niente, d'accordo? Certamente uscire non è come restare, perché fare quelle preghiere significa farle, non è la stessa cosa farle o non farle. Se voi non pregate mai la mattina e la sera, non dovete prendere queste cose semplicemente come un obbligo, perché all'inizio il rapporto con Dio non è subito così. Ma voi, se leggete le vite dei santi, i santi andavano in estasi. Sapete che significa andare in estasi? È un diletto, è un godimento immenso. Se voi andaste in estasi, voi, sapete che succederebbe? Il computer, il telefono e i videogiochi li prendete e li buttate nel water e poi tirate l'acqua. Sì, sapete perché? Ve lo dico, sì, è chiaro che se voi conoscete soltanto il computer e i video belli, no? Divertentissimi. Se uno non conosce altro, certo che sono divertentissimi, ma se tu conosci che significa stare con il Signore, ma non te ne importa niente.
perché è molto più divertente, è molto più bello, capite? Voi non immaginate, ma come ve lo immaginate il paradiso? Sarebbe bello pure i grandi, come lo immaginate il paradiso? Che è un monastero dove stanno tutti con la testa bassa, sempre a pregare. Guardate che il paradiso non è così, eh? Il paradiso è la pienezza della felicità. Ogni bene possibile e immaginabile, ogni diretto possibile e immaginabile, nel paradiso diventa realtà. Altro che il paese dei balocchi. Capito? Se una persona comincia ad avere un rapporto profondo con Dio, sapete che succede? Che Dio in questa terra ogni tanto ti dà, come si dice, un aperitivo. Manco un antipasto, perché un aperitivo però. Ma se l'aperitivo è buono, lo spritz, no? Che tutti quanti ti impazziscono. Lo spritz del paradiso ai santi Dio glielo dà. E se tu te bevi lo spritz, ma sai che te ne importa del resto? Non te ne importa più niente, capito? Ora, questo per dirvi, durante questo periodo di Natale, e chiudo che siamo già fuori tempo massimo, il catechismo viene sospeso. Perché? Perché non bisogna sentire tante chiacchiere, perché ve l'abbiamo già detto, arriva Gesù, Gesù nasce, e quindi con Gesù che è nato bisogna starci, giusto? Ci sono tantissime celebrazioni. Ieri notte Barbara, e ho le prove, mo lo dico davanti a tutti, siccome io ho fatto un foglietto anche per i grandi dove ci ho scritto quali sono le feste di precetto, cioè gli extra rispetto alla domenica, Barbara mi diceva, siccome poi Elisa l'ha condivisa nella chat dei genitori, lì chiaramente non ci stanno scritte le cose ovvie, cioè perché che a messa si deve andare la domenica, è ovvio, ci stanno scritte le cose extra, quindi Natale, il primo, il 6, e Barbara mi diceva, ma sei sicuro così che le persone per esempio domenica 30 vengano a messa? Dico, ma certo, comunque ve lo dico, ve l'ho detto anche oggi, ma ci abbiamo tante celebrazioni, perché ci abbiamo domenica 30, no, domenica prossima che è 24, poi abbiamo, quest'anno Natale capita di lunedì, quindi ci sono le celebrazioni attaccate. Il 25, si viene a messa il 24 e il 25. Poi c'è domenica 31, che è domenica. E poi c'è il 1 gennaio, che è la madre di Dio. E stiamo a 4. Poi c'è l'Epifania, che è il 6, sabato 6, stiamo a 5. E poi c'è sabato 7, stiamo a 6, quindi... Sei messe, sei comunioni, a voglia sta con il nostro Signore, no? Quindi in questo tempo cessa la voce e stiamo con Lui, capite? Anche Natale, uno mi fa sempre le prediche da parroco, l'ho già fatta questa predica qua. Natale può diventare una scusa per fare baldoria, cioè a tutto si pensa meno che al festeggiato, oppure può essere vissuto in un certo modo. Se uno va semplicemente baldoria, sì, si diverte un po', ma finite le feste si ritrova peggio di prima. Se uno fa attenzione che ogni Natale è una chance per crescere nel rapporto con il Signore, allora può darsi che arriviamo alla fine delle feste che stiamo un po' meglio di come le abbiamo cominciate. Questo è il mio augurio per voi e per tutti. Però mi raccomando, ste sei messe si deve fare strike, eh? No macchia di leopardo, 24, 25, 31, 1, 6 e 7. D'accordo? 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 Bene. Siamo andati Gesù e Maria.